Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo 10, dal versetto 21 e seguenti, leggiamo: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te». I discepoli mandati in missione da Gesù, al loro ritorno, raccontano con una certa enfasi quanto accaduto. Gesù, nell'ascoltare le loro esperienze, condivide la loro gioia, anche perché si sono fidati, facendosi discepoli e piccoli. Chi è piccolo? Chi si fida completamente? Chi si abbandona? Chi ha fiducia nella linfa vitale che lo avvolge, o meglio, che gli scorre dentro? La gente più semplice, la più umile, la più sconosciuta, la più dimenticata, è anche quella che più autenticamente ha compreso il cuore del Vangelo e sa, come un dono, cose che nessuno di noi in anni di teologia, di letture, di studi è riuscito a conoscere. E questo perché il cuore della fede non è un'idea geniale, ma un'esperienza. E solo chi fa esperienza sa. Non ci si può impossessare di questa esperienza, né la si può comprare o conquistare, ma la si può solo accogliere. Piace al Padre che i dottori e i saggi non capiscono le cose del regno e che le capiscano invece i piccoli. Impariamo a stare con i piccoli per imparare da loro a conoscere ed amare Dio. Gesù invita anche noi a stare nella gioia, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. E cosa vedono i nostri occhi? Un Dio che si nasconde nell'umiltà della condizione umana e si lascia inchiodare sulla croce. Vivere l'Avvento significa camminare nei sentieri umili della storia, seminando questa luce. Chiediamo oggi grazia di saper stare in ginocchio davanti a Dio, per saper riconoscere la presenza di Dio nelle piccole cose, per fare della nostra vita una grande e bella avventura. Auguro a voi una buona e serena giornata nella pace del Signore.